se questo video raggiunge 50.000 like, 50.000, andremo a visitare, ve lo giuro, un manicomio abbandonato di notte. Buongiorno, nuova esplorazione, finalmente. Oggi ci recheremo a Greenland, Luna Park abbandonato esattamente all'Imbiate, a pochi chilometri da Milano. No, Dato, cos'è quella roba con la croce? No, zio, cos'è quella roba? C'è una Madonna con dei fiori. Uscite subito perché chiamo i carabinieri, ve lo faccio spiegare da loro, così vi costa 4-5 mila euro di avvocato. Andando a prendere quel bodybuilder di Dada, che anche oggi, come l'ultima volta, probabilmente mi salverà la vita. Io ve lo dico nella maniera più sincera possibile: da solo non andrei mai in questi posti, mai, ma proprio neanche per un milione di euro. Anche se devo dire che più ci vai e più prendi coraggio, quindi secondo me è anche una questione di semplice abitudine. Quindi se avete voglia di vederci cagare addosso, perché sicuramente ci cagheremo addosso, lasciate un mi piace in questo momento qui sotto. Detto ciò, sono quasi arrivato a casa di Dada, mi mancano 100 metri. Dada, scendi veloce che per sbaglio ho preso sotto una bambina qui sotto casa tua. Sbrigati perché la situazione è veramente imbarazzante. Vieni. Vediamo cosa mi risponde. Sta registrando un audio. Eccolo. Allora, finiscila con ste cazzate ogni volta. Ho fatto un incidente, ho preso... Non si scherzano con queste cose. Ma vaffanculo. Comunque aspetta che sto bevendo il caffè che è sacro per me. Dai Daniel, che dobbiamo visitare tutti i posti abbandonati del mondo. Sbrigati, abbiamo una missione, sbrigati. Mi ha chiesto ma dove andiamo, e io gli ho detto sorpresa, te lo faccio sapere dopo. Quindi appena entrerà in macchina gli comunicherò il posto di oggi. Che braccio sempre più grosso, sempre più tamarro. Come stai? Sei pronto a sconfiggere il male anche oggi? Sì, anche oggi una bella scarica di adrenalina. Esatto. Ogni settimana, allora, due sono le cose: o ci buttiamo col paracadute, il bungee jumping, o e potremo anche farlo. O ogni settimana andiamo in un posto abbandonato. Esatto. Tra l'altro ho già detto che non ti avevo comunicato il posto. Andiamo a città satellite, chiamato Greenland. Quello che ti avevo fatto vedere le foto. Ok, la città abbandonata. No, no. Il parco abbandonato, il Luna Park abbandonato. Nelle recensioni c'è scritto: sono andato, ho provato a visitarlo, ma una persona mi ha mandato via in malo modo dicendo che abitava lì. È lontano? 30 minuti, oh. Un secondo. Allora, ti do due informazioni, come sempre, sulla Vai. Struttura. È vecchia questa, tanto oh. Vecchia. Dobbiamo stare attenti se saliamo su qualcosa come la scorsa volta. Vecchia come? È stata costruita tra il 64 e il 65. Tra il 1964 e il 1965. Terreno sono enorme, però mi sa che il parco è in parte stato demolito, e alcune cose ci sono, ma in parte è stato demolito. E sorge su tipo 370.000 metri quadrati di terreno, tipo una cosa del genere. 370.000 metri quadrati. E tu pensi che... Penso che sia tutto concentrato in un unico punto, non so che cazzo ci fosse. Perché ci voglio 3 giorni a visitarlo. Ovvio. Sostanzialmente il terreno è stato comprato da un imprenditore di Treviso, anni prima, quindi ancora prima del 64 e del 65, dai conti Borromeo. E lui, siccome era un imprenditore nel campo siderurgico, voleva costruirci una sorta di fattoria. Però dopo un po' di anni che aveva sto terreno, ancora non ci aveva fatto nulla, nacque tra lui, che questo qui si chiama Giuseppe Boero, sto imprenditore, e un altro che è Simeone Sardena, un giostraio. Ciolo, Simeone. No, il ciolo, Simeone. È partito. Non è un buon segno. Non questo. È un buon segno. Praticamente nacque la collaborazione tra questo imprenditore e questo giostraio e iniziarono a costruire il parco. Okay. Solo che contemporaneamente a quando veniva costruito stava nascendo anche Gardaland. Ah. Capito? Erano gli stessi anni più o meno. Ed erano i primi progetti di parchi in Italia. Quindi il parco che visiteremo quest'oggi, il Luna Park, è uno dei primi Luna Park veri e propri che esistono in Italia. Causa del fallimento del posto invece? Sì. Allora, l'apice della struttura era attorno agli anni 80. Sta esplodendo tutto, spegni. Apice del successo della struttura attorno agli anni 80. Mentre attorno agli anni
2000 iniziarono i primi problemi, sia per, a livello proprio di sicurezza del parco, sia a livello di igiene, e alcune strutture, come ad esempio la pista dei go-kart che c'era all'interno, erano abusivi, tipo non avevano avuto i permessi per essere costruiti. Ci sono stati dei problemi anche tra vecchia gestione e nuova gestione del parco, hanno litigato, le prime strutture sono andate in fallimento e poi tutto il parco è andato in fallimento. Dopo 35 minuti dovremmo esserci, mancano 2 minuti. Siamo in mezzo al nulla rispetto alla volta precedente, siamo proprio... in Brianza. Siamo in Monza Brianza, in mezzo ai boschi, quindi se ci succede qualcosa non lo verrà a sapere nessuno. Nessuno. Mi dà a sinistra qua. E mi dice di andare qua. E si può andare a sinistra. Questo posto è enorme, dove cazzo siamo? È una strada privata. Aspetta, non ci dobbiamo far vedere. Facciamo finta di accostarci. Il navigatore indica esattamente questa strada qui. Sembra che porti nel nulla. Vabbè, proviamo a entrare qua direttamente. O dici di andare di là? Residenti, veicoli autorizzati. Vabbè, abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada, ci stiamo solo girando. Questo qui è il classico quartiere dove appena sentono un rumore non previsto escono e iniziano a rompere i coglioni. Che silenzio c'è? Cioè, come fai a abitare in una strada privata a fianco ad un parco abbandonato? C'è qualcuno? No, andiamo di là che ho visto che c'era scritto pericoloso. Qui all'entrata c'è anche l'insegna di una discoteca, probabilmente questa. Anche questa però abbandonata, in disuso. Là sopra invece c'è una casa. Boh. Questa è l'entrata principale, penso. C'è un divieto di attenti al cane, proprietà privata, ok, e poi pericolo. Per la vostra sicurezza l'accesso è vietato. La proprietà non risponde degli incidenti che occorrono a chi si addentra abusivamente oltre i confini della proprietà. Benissimo. Vai. Tieni, vieni qua. Pazzesco. Quanto è grande. Non so se si veda bene in video, ma ve lo giuro che è immenso. Lì c'è un laghetto, una sorta di... cos'è? Un fiume? Un lago? Cos'è? Queste strutture qui sono chiuse, quindi sarà impossibile entrarci. Non era il caso di fare questa cosa. Figata però. Vediamo il lago lì. Andiamo proprio al bordo del lago. Ci sono le anatre. Abbiamo trovato il primo abitante, un'anatra, di questo posto. Non voglio nemmeno immaginare che creature ci possono essere qui dentro. Guarda. Riusciamo ad andare al ristorante? Sì, anche questo era un ristorante. Comunque, teoricamente abbiamo capito che questa era la zona dedicata al ristoro. Infatti, quello in mezzo al lago dovrebbe essere un ristorante. Adesso andiamo a vedere. Questo era una birreria, paninoteca. E laggiù non lo sappiamo. Stiamo scoprendo piano piano perché è veramente immenso questo posto. La mia domanda è, Dadda, perché queste cose sono messe come se fosse aperto? Cioè, perché le sedie sono così? È impossibile che siano così da 40 40 anni così le sedie. C'è anche uno straccio. Vuol dire che ci viene qualcuno sicuro. No, ma ci sono delle macchine. Cazzo, è vero. Questo qui mi sa che è proprietà privata, ma... ma è impossibile, come fa a viverci? La macchina è nuova, non è di 40 anni fa. Ma come fanno a vivere qua dentro? Vuol dire che comunque anche loro sono abusivi. Gli diciamo al massimo che siamo qui per visitare, per guardare il parco e poi ce ne andiamo, non facciamo casino, no? Sì. Ci siamo accorti, ed è per quello che siamo un po' preoccupati, che lì c'è una macchina, quindi è abitato questo posto, probabilmente. Lì ci sono... c'è anche un camion. C'è un camion, ci sono delle case... Non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo. Laggiù in fondo invece c'è un residuo delle montagne russe. Questa piastra qui è nuovissima. No. È stata utilizzata ieri probabilmente. Qua è abbastanza pulito, sì, infatti. È un po' pulito, ma ci abita qualcuno. Ma scusa, ma se ci abitano delle persone possono vivere qua loro? Non penso che siano i proprietari del parco. Non bene, eh? Chissà che gente sarà. Come fai a vivere qua dentro? Merda, c'è qualcuno all'entrata. Da qua finisce male. Non abbiamo lasciato nulla in macchina almeno, vero? No. Se me la rubano mi fanno un favore. Ascolta, vediamo qualcuno, gli andiamo incontro e diciamo ci e sono problemi. No, lo picchiamo. Ci sono delle parti completamente distrutte, come questa palla, e delle parti che sembrano non in uso, però sicuramente sì. C'è qualcuno. C'è qualcuno, su questo siamo sicuri al 100%. Greenland, mamma mia. Pesca alla troia. Silvia, chiediamo scusa a Silvia, da parte di tutti. Ah, ma lì c'era la pesca alla trota. Sì. Qui era la cassa, giusto? Sì. Lo sgabuzzino dedicato completamente alla pesca alla trota. Perché su questo lago, cioè, addirittura c'era la pesca alla trota qua dentro. Cosa vuol dire? L'unica cosa è che ho paura dei cani. Ecco qui, pesca alla trota. Ovviamente l'acqua adesso è ripugnante. Però, abbiamo appena visto una tartaruga muoversi lì dentro. Eccola lì. Madonna, che casino qua. Qua non ci viene nessuno, spero. Vedete, troviamo cose abbastanza recenti, tipo questa bottiglietta.
Siamo davanti all'OK Burger, anche questo è un ristorante. Quanti ce n'erano di ristoranti? Questa ovviamente dedicata ai bambini perché è veramente piccola, cioè è solo questa. Questi invece erano, come si chiamano queste cose? Delle tende dove probabilmente le persone cenavano, come potete vedere da questa insegna. Pizzeria a tavola calda. Quindi un altro ristorante questo. Sì, zona ristoro completamente distrutta. Vieni di qua, anche qua c'è roba recente. Vieni di qua. Qua ci sono, oddio, ombrelloni, frighi e cose varie. Chi è? Come due persone? Aspetta, aspetta, lasciali, lasciali. Guarda cosa c'è qua. Ci sono pezzi di giostre. Ci sono le teste delle cose. Questo qua è nuovo, sta roba. Pazzesco, ci sono le teste delle giostre. Ma scusa, perché sono tutte qua dentro? Cioè, perché sono state trasportate tutte qua? Anche qui sicuramente c'è stato qualcuno, vediamo cosa c'è. Fa troppa ansia sto posto. Ci sono due persone che probabilmente stanno visitando il parco come noi. Vediamo che... se è veramente così. Esco di colpo e gli facciamo cagare addosso. Vediamo cosa fanno. E invece... non ho avuto paura. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ma voi sapete se abita qualcuno? Buono, gliel'ho detto anche lei, per me no, sì. No, è possibile. Dada, li facciamo fuori questi. No, comunque se loro sono arrivati da di là e non hanno beccato nessuno, teoricamente... No, Dada, cos'è quella roba, quella croce? No, zio, cos'è quella roba? No, Dada, sono delle tombe, tipo. Secondo me sono delle tombe, te lo giuro, sono delle tombe. Non penso che siano cose che c'erano nel parco queste. Cioè, ragazzi, quelle due strutture lì, con cosa sono fatte poi? Hanno una croce sopra, anche l'altra, e sotto c'hanno una porticina. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la porticina. Yeah. Dai, andiamo lì vicino. Di sicuro non sono delle cose appartenenti al parco, ma qualcuno l'avrà costruito. Ma sono enormi, tra l'altro. Sono giganti. Qua. Non si vede niente da lì. Siamo qui dentro, dove eravamo prima, e la porta è lì, cioè vedete la croce lì. Non sappiamo esattamente come andarci perché c'è tutta la vegetazione. Allora, stiamo cercando di dirigerci proprio lì, anche se non è il caso. Ci fermiamo qua, io direi, perché... No, lì c'è il sentiero. Io non scendo le carte. Andiamo solo a vedere. Io non ci credo a queste cose. Ma cosa ci credi? Non sai neanche che cos'è? No. Mamma mia, che ansia! Ma è costruita con le bottiglie di vetro, che cos'è? Adesso da qui si vedono meglio. Quelle lì sono bottiglie di vetro. Ma che costruzione è? Ma cosa vuol dire? Dai, vieni qua. Non mi avvicino. Dai, vieni solo a vedere. Hai paura che ti prenda qualche maledizione? Qualche demone, sì. Vado da solo allora. Maledetto, ti ho portato apposta per difendermi dai demoni, cazzo. Non so neanche se riesco ad arrivarci qua. Mamma mia, è pieno di spine. Aia, eccomi. Guarda, c'è una Madonna enorme. Sarà alta quanto me, te lo giuro. Sono esattamente davanti. C'è una Madonna con dei fiori. Ed è tipo insacchettata. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire tutto ciò? Non è possibile che ci sia una cosa del genere in un Luna Park abbandonato. Vieni solo a vedere com'è. Vieni a vederla un attimo. Voglio vedere la tua reazione. Vieni un attimo. Guarda dentro. Guarda dentro. Madonna, tu sei scemo. Vieni via subito. Ma perché poi è insacchettata? Dai. E qui, ragazzi, c'è l'altro, che è un po' più piccolo. Sempre costruito in questo modo. E non c'è nulla dentro. Io ti difendo da delinquenti, scagnozzi, mafiosi, qualsiasi cosa. Quando, neanche i fantasmi, quando ci sono queste cose qui sulla religione, da me stai lontano. Va bene, Daniel. Mi avvicini. Ma questa è una cosa palesemente, cioè... costruita dopo. Sì, ma è una cosa satanica, cioè... Non lo so che cazzo sia. Una capanna sia. con le... Mai vista una cosa del genere, ti giuro, mai vista. Con le bottiglie in vetro, due croci e una Madonna dentro coperta con un sacchetto, dai. Ma queste cose sono nuovissime, dada. Guardate come siamo ridotti. Guardate, cioè, guardate. Guarda qua. Questi qua sono i rischi del mestiere, cosa ti devo dire? Qui invece è pieno di attrezzi e cose nuove, perché sono nuove. Una bicicletta, bottiglie di birra e un pedalò. Perché un pedalò? Perché c'è un pedalò? Com'è possibile? Sono più stupito di vedere il pedalò che la Madonna. Qua ci abita qualcuno, sono sicuro. Questa qua è una stanza di qualcuno, fidati. Guarda, c'è anche il filo. Non so se della corrente che va fino là. Cioè questo è il filo che esce dalla stanza. E qua c'è la serratura è nuova. Questa è una serratura nuova. E anche le tende messe così. Qui c'è un altro container. Ah, c'è della legna qua dentro, dada. Qui sicuramente la usano per far fuoco, eh. C'è della legna messa così. C'è un barbecue là dentro, con tutta la legna, pazzesco. Ah, è loca. Mi sono cagato addosso. Ci sono... Oh, 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 oh. Ferma. Fecco! Oh. Bastarda, oca di merda.
Cos'è stato? Guarda l'acqua! Hanno lanciato un sasso. Ma che cazzo dici? Sì. Ma ti pare? O è una nutria, qualcosa? No, hanno lanciato un sasso. Che cazzo è stato? Qualcuno ha lanciato... Dici che hanno lanciato qualcosa? Qualcuno ha lanciato qualcosa nel lago? Sì, sì, questa è una macchina che usano. Qui c'è una macchina che qualcuno usa. Queste persone che abitano qui. Qui ci sono vecchi cartelli del parco. Poi c'è una barca. C'è una barca. Spero solo che sia in gabbia. Ci sono dei cani dietro la rete. Speriamo siano legati. Sì, sì, è un'abitazione questa. Qua perché? Hanno chiuso tutto? È perché pericolo di crollo. Sono visitatori. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Tutto tranquillo? Adesso sta arrivando un signore in bici in questo momento. Vediamo cosa dice. Ma perché loro abitano qua, quelli. Ah, ok. C'hanno la casa là in fondo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sapete che è un reato penale entrare in casa d'altri senza permesso, vero? Cosa? Lo sapete che è un reato penale entrare in casa d'altri senza permesso? Non ve l'hanno spiegato i vostri genitori? Uscite subito perché chiamo i carabinieri, ve lo faccio spiegare da loro, così vi costa 4-5 mila euro di avvocato a grano. Va bene, ma facciamo un giro e poi andiamo a no, usciamo. No. Uscite e senza fare il giro. Ma scusa, ma chi è lei per mandarci via? Quello che è stato pagato, perché c'è ancora la gente che non ha nient'altro da fare che venire qua. Sì, ma non serve dircelo così, può dircelo anche in un altro modo. Non si è intorto, non si pontifica. No, ok, ma c'è modo e modo di dirlo. Chiede scusa e basta. Ho capito, ma se uno mi risponde male che manco ti conosco. Ma è un posto abbandonato, di cosa stiamo parlando? Abbandonato no, è chiuso al pubblico. Ah, funziona quindi? In Italia c'è solo l'immondizia di fianco alla strada. Cosa? In Italia ti abbandonato, c'è solo l'immondizia di fianco alla strada. Venendo qui l'avete vista? Sì, ma la struttura... Quella è abbandonata, è l'unica cosa che c'è di abbandonata. Sì, ma la struttura è abbandonata. No, no. Come no? Come questa no? È chiusa al pubblico. Abbandonata? Cosa significa? No, chiuso al pubblico è diverso da abbandonato. Abbandonato è una Scusi, cosa buttata. Lei è il custode, da chi è pagato? Dal comune o dal privato? Privato, questo è privato. Quindi è pagato dal proprietario della struttura? Sì, certo. Proprietario del terreno. Ma non è 20 anni che è chiuso questo posto? Sono 12 anni. 12 anni che è chiuso? 29 luglio ha fatto 12 anni. Sì, non vogliamo... Non vogliamo disturbare. Ma infatti avevamo capito che c'era qualcuno lì dai cani. Lì non abbiamo toccato nulla di quello che abbiamo visto che era abitato. Avendo visto che era un posto abbandonato, volevamo semplicemente capire se era una persona abusiva che abitava qui e non me ne fregava niente, certo, di quello che mi diceva. Certo. Ma quindi lei abita proprio qui dentro? Sì, invece fa il custode. Invece ma sì, non per farmi cazzi tuoi, ma non hai paura a star qua da solo? No. Invece era veramente un custode, giustamente bisogna ascoltarla, capito? Per quello le abbiamo chiesto chi era. Piccola precisazione, non ci immaginavamo minimamente che si potesse trattare di un individuo pericoloso. Lo siamo venuti a scoprire dopo, guardando alcuni video su YouTube, in cui sostanzialmente questo custode rincorre delle persone munito di pistola. Buongiorno. Fuori dai coglioni. Sì. Fuori dai coglioni. Ma zio, ma è anche strano che ci sia un custode da 12 anni, però. Voglio capire una cosa. Da chi è pagato o è qua abusivo? Allora, no, la domanda mia vera è: posto fallito, quindi il proprietario sarà immerso dai debiti per sta cosa qui, ovviamente, però ha i soldi per pagare un custode che sta qui da 12 anni. A me sembra una cosa strana. Sì. Secondo me è uno che è venuto a abitare qui e dice di essere custode. Ovvio. Dai. Anche perché l'unica cosa che posso pensare sul fatto che ci sia un custode è che il proprietario può andare incontro a cose penali se qualcuno entra e si fa male. È sì, l'unica ma cosa. Però, ok, se mi dici da 2-3 anni, ma da 12 anni questo vive qua e fa questo di mestiere. Infatti, nelle recensioni, ti ricordi che ti ho detto, ho letto Era scritto lui. Che un signore è uscito e in malo modo ci ha mandato via. Era lui. Sì. Ragazzi, secondo voi, scrivetelo qui sotto nei commenti, questa persona che abbiamo appena incontrato è veramente il custode o è una persona che è venuta ad abitare qui? Poi c'ha i cani. Ma ti pare che un custode al massimo abita qua fuori e poi viene dentro a controllare che abita dentro il parco? Non ho mai visto una cosa del genere. Quindi secondo voi che si tratta veramente di un custode o di una persona che sta abitando abusivamente il parco? Comunque dalle domande che gli facevi lo vedevi che era agitato. Sì, anch'io ho visto che era agitato, sembrava strano, perché poi all'inizio è partito a mille, poi si è tranquillizzato un secondo. Ecco. Comunque sto è sconfinato, non riesco a capire neanche quanto grande è. Mamma mia, mi sto per spaccare la testa. Dici che abbia messo lui? Sì, la Madonna là. Sì, zio. Cazzo, potevamo chiederglielo. Qua cos'è? Cosa c'è? Lingotti d'oro. Dai, cosa c'è? Niente, le specie di... Vediamo. 10 cigni, 5 euro. 22 cigni, 10. È il coso della pesca dei cigni questa. Questa che attrazione era? Che figo, vieni.
Cioè, tipo, faceva il giro del parco sta roba. Che figata. Andiamo di qua. Ci sono tutte le rotaie e c'è questo che ti portava in giro per tutto il parco. Incredibile. Ecco. Ti ha messo il piede sull'unica trave. Fai ancora un po' casino, fai ancora un po' casino. Bellissimo qua. Saliamo, dai, magari parte. Siamo sul trenino. Quando parte? Ti immagini che parte? No, io mi cago addosso se parte. Mamma mia, pazzesco. È emozionante fare queste cose, no? È assurdo. Andiamo. Dada, ci conviene scavalcare qua che andare lì. No, di qua, vai di là e poi continua il parco, fidati. Sì? Sì, sì. Io lo faccio dopo di te. Lì cos'è? Qui ci sono delle scale, però sono troppo avvolte. Aia, dalla vegetazione. Non si capisce bene come è fatto, cioè c'è troppa vegetazione. Comunque ragazzi dovete pensare che sono passati anni, quindi è normale che ci sia tutta sta vegetazione. Solo le montagne russe là ci sono. Qui c'è un'altra casa con delle scritte non molto carine, la bombola del gas. È pieno di pittura e di borracce. Sì, borracce, pittura e borracce qua dentro. Sono strani questi posti. Là c'è pure una stella fatta sul muro. Stiamo continuando a camminare, ma non c'è niente. C'è solo questa cosa qui, che era un'entrata forse? Sì, pure l'entrata. Un'entrata. E adesso vi facciamo vedere però le montagne russe, che sono una delle poche cose che sono rimaste. Eccole lì, le montagne russe. Parliamo piano, perché lì c'è la casa del custode. Questa cosa qui vogliamo farvela vedere. Che bello qua, cazzo, data. Queste sono incredibili. Fighissimo. Non si sa per quale motivo poi quasi tutte le giostre sono state tolte. Tranne questa, che è la più ingombrante, cioè. È l'unica che è rimasta più o meno intatta. Incredibile. Voglio salire. Assurdo. Parte? Parte sta roba. Ci lasciamo alle spalle le montagne russe e ci dirigiamo verso l'ultima parte. Cos'è che c'è lì che hai visto solo tu? Degli scivoli? All'entrata? Sì. Quindi è l'ultima cosa che riusciremo a vedere, perché come avrete capito non è rimasto nulla, nulla. Hanno già tolto tutto, vabbè, troppi anni sono passati. Però comunque figo, uno spazio immenso e ci sta, ci sta. Pizze calde. 3.000 lire. Abbiamo ripreso un attimo la macchina perché Dada dice di aver visto gli scivoli. Sì. Dall'altra parte, vediamo. E intanto, come sempre, non può mancare lo spuntino proteico. È un'altra struttura? Dici che hai creato tutto questo hype per nulla? È un'altra? Sì. Visitiamo un altro. Abbiamo già dato. Esatto, un altro acquapark abbandonato. Non è il caso. No, comunque è aperta questa struttura. Niente. Quello che abbiamo visto allora. Giusto? Un bebbe. Ragazzi, termina qui purtroppo anche questa esperienza al Luna Park abbandonato di, dove cazzo siamo? Limbiate, provincia di Monza Brianza. Siamo fermi in strada, qui non c'è nessuno, come potete vedere. Come sempre continuate a consigliarci i posti abbandonati da visitare qui sotto nei commenti, anche se qualcuno l'abbiamo già preso. E vi ricordo che a 50.000 like andremo al manicomio abbandonato di notte. Quindi al raggiungimento di 50.000 like, manicomio abbandonato. Inizia a prepararti psicologicamente, sì, perché sarà così. Come la scorsa struttura, anche questa teoricamente era in fase di riqualifica, volevano risollevarla. Esatto, ma non ce l'hanno fatta, anche penso per l'arrivo del Covid. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio. Ringrazio Dada col suo braccio poderoso. E ci vediamo la prossima volta. Al manicomio. Al manicomio. Ciao ragazzi, a presto.